Nicola Barone è il vicepresidente della Tombesi Ortona ormai da una vita. Nicola, hai tremato quando qualcuno ha detto si rischia di non iscriversi a questo campionato e ci hai creduto oppure non ci hai mai creduto? Non ci ho mai creduto, anche perché crederci vuol dire buttare tutto quello che abbiamo fatto in questi 10 anni e quindi abbiamo tentato fino all'ultimo e poi, come sempre, il mio grande amico presidente ci ha messo una grossa mano e quindi ci ha dato questa grande opportunità di partecipare per il 10° anno all'attività del calcio a 5, nonché il 6° anno di nazionale, che per noi quindi è già un piccolo grande traguardo. I nomi dei due tecnici dell'Under 19 e dell'Under 17, a te l'onore. Allora, Under 19 è Sandro Ricci, e Under 17 è Steno Pierdomenico. Tutti e due molto molto bravi e affidabili. Quest'anno abbiamo puntato su due tecnici bravi e validi, però io e il presidente abbiamo anche investito tantissimo sulla scuola calcio, dove abbiamo inserito diverse figure professionali. Massimo Morena, ancora direttore sportivo, confermato a vita secondo Tombesi, questa è una confidenza. Massimo, allora, avete fatto un miracolo dell'ultima ora perché si è rischiato di non essere iscritti, ma hai messo su veramente una gran bella squadretta di tanti giovani motivatissimi. Sì, era l'obiettivo della società quest'anno, ringiovanire il gruppo. Abbiamo chiuso un ciclo e ne stiamo per aprire un altro e siamo sicuri che faremo molto bene perché sono veramente dei giovani interessanti, nuovi arrivi e hanno già dimostrato come primo incontro appena sono arrivati di essere ragazzi molto motivati. E li questo vogliamo per noi, citare? Sì, sono Vega, naturalmente che viene spagnolo. Da spagnolo. Lo stesso vale per Raul Villaverde, che è lo stesso un giovane molto promettente, e Chavez, che l'anno scorso ha militato in Serie B. Invece, per quanto riguarda gli italo-brasiliani, abbiamo acquistato Bonato, un giocatore di proprietà della Roma, e l'unico italiano, Salvatore Murò, che l'anno scorso ha militato nel Bernarda. Hai fiducia? Sono molto fiducioso perché è un gruppo giovane, io l'ho visto già dalla prima volta che ci siamo visti, già ci sono guardati negli occhi e hanno voglia di far bene, questo è molto importante.